Salve care carissime e benvenute nel mio canale Zaire sui tarocchi. Faremo questo interattivo che tra l'altro mi è stato richiesto da una mia iscritta. Allora, vale la pena di aspettare questa persona? Ci fidanzeremo un giorno? Quindi qua c'è questa domanda, che è una domanda che mi fate spesso anche nei consulti. E quindi andiamo a vedere, ad analizzare in un'unica variante, semibreve. Se appunto vale la pena che aspettate questa persona e se ci sarà un fidanzamento, qualcosa di più importante un giorno. Andiamo a vedere con le mie carte, queste carte che sono i messaggi magici delle fate, andiamo a vedere la vostra energia riguardo a questa domanda e di contrapposizione l'energia della persona che adesso avrete cura di pensare. Quindi canalizzate il vostro pensiero su questa persona dopo aver fatto un bel respiro profondo. E quindi andiamo a vedere qual è la vostra energia al momento. Quindi la vostra energia e l'energia della persona che siete, a cui siete interessati. Allora, vediamo intanto la vostra energia. Addio al vecchio, benvenuto al nuovo. Quindi voi avete un'energia che è come se avete concluso una parte della vostra vita e ora sta per iniziare una nuova, persino migliore. Quindi qua due possono essere le cose: o che voi inconsciamente, anche se ancora pensate a questa persona, siete proiettati già per qualcosa di nuovo e quindi non ve ne rendete conto, ma la vostra energia interiore vi dà questo messaggio, oppure siete ancora molto presi e interessati a questa persona, però non la volete più con i vecchi schemi, con quello, insomma, con il modus operandi con cui avete iniziato questa relazione, ma volete un cambiamento, qualcosa di completamente nuovo. Quindi voi volete dare l'addio al vecchio, a quello che non ha funzionato e partire con una novità, con qualcosa di meglio. Andiamo a vedere invece l'energia di questa persona e andiamo, va tutto bene. Quindi anche questa persona in realtà magari, anche se non ve lo dice, anche se non potrebbe non dirvelo, però sembrerebbe che riguardo a voi ha un'energia che va tutto bene. Vedete, non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio. Quindi secondo lui questa situazione si sta svolgendo in maniera giusta. Ora può darsi che ci sia il cambiamento e voi non lo sapete, perché no? Adesso andiamo a prendere i miei 156 pensieri, no? Per andare un po' a capire, visto che la domanda è: vale la pena di aspettare questa persona? Ci fidanzeremo un giorno? Allora, io prenderò alcune carte. Per la prima domanda, che vale la pena aspettare questa persona? È uscita la prima. Qua dice: sei l'unica donna che desidero, per cui sembrerebbe che vale la pena. Prendiamone un'altra e poi andiamo a fare l'altra domanda. Poi apriremo queste carte con i tarocchi. Allora, su vale la pena di aspettare questa persona, dice: ti ho nascosto che sono impegnato. Quindi qua voi sicuramente, andiamo a vedere il fondo del mazzo, nessuna mi resiste, neanche tu. Quindi qua abbiamo una situazione del genere. Quindi voi probabilmente, pur essendo una donna che lui desidera tanto, pur essendo che questa persona è impegnata, probabilmente voi non siete riusciti a resistere a questa situazione. Vediamo ancora, andiamo a fare la seconda delle domande. Quindi ci fidanzeremo un giorno. Prendiamo anche lì tre carte, poi apriremo ovviamente sia queste carte che l'altre, quelle che usciranno, per avere una spiegazione più dettagliata. Allora vediamo, quindi ci fidanzeremo un giorno. Vediamo se vi fidanzerete un giorno. Vediamo se esce qualche carta da sola così. Quindi vi fidanzerete poi alla fine un giorno con questa persona. Qua dice: cadono tutti i miei piedi. Quindi sembrerebbe quasi che questa persona, nessuno mi resiste, neanche tu. Cadono tutti i miei piedi. Qua si è girata una carta, prendiamola. Aspettate,
anzi più di una carta, mi sa che si è girata, e infatti eccole qua, e queste tre le prenderemo tutte perché si sono girate e un motivo ci deve stare. Allora, andiamole a vedere. Quindi sempre sulla domanda, ci fidanzeremo un giorno, viene fuori, cadono tutti i miei piedi. Scusami se ti ho mentito. Vuoi sempre avere ragione. Siamo troppo diversi. Molto presto ti chiamo. Allora, adesso noi andremo con i tarocchi, viceversa, andremo ad aprire queste carte. Allora, già qui dalla prima, diciamo, come dire, dalla prima impressione, mi sembrerebbe che questa persona è una persona un po' piaciona, un po' concentrata su se stesso, perché insomma nessuno mi resiste, cadono tutti i miei piedi, insomma comunque è una persona che, vedete, vuole avere sempre ragione, è un po' anche permaloso, non vi vuole dare spiegazioni, non vi vuole dare credito su ciò che voi pensate o dite. Poi comunque qua dice scusami se ti ho mentito, quindi probabilmente vi ha nascosto che appunto lui è impegnato. Insomma, vediamo un po'. Però questa persona, pur realizzando che siete molto diversi, dice molto presto ti chiamo. Quindi vediamo un po', cerchiamo di aprire queste carte che sono in uscita e vediamo, ma vale la pena di aspettare questa persona? Andiamo a prendere alcune carte, vediamo se è l'unica donna che desidero. Vediamo qua cosa esce. Ed esce un 9 di coppe, conquiste consolidate. Quindi sì, questa persona veramente pensa che voi siete la donna giusta per lui. Al fondo del mazzo, infatti, abbiamo un asso di spade. L'asso di spade, vedete, ci parla di conquista, di lucidità. Quindi lui è totalmente preso sia mentalmente che sessualmente da voi. Quindi sembrerebbe che vale la pena di aspettare. Vediamo, ti ho nascosto che sono impegnato. Vediamo che ci dicono. E qui abbiamo la carta dell'imperatrice che volta le spalle. Al fondo del mazzo abbiamo il 9 di spade. Allora, questa persona, vedete, ha vissuto male questa situazione sua di impegno, perché abbiamo qua dei conflitti interiori, no? Delle autopunizioni, insomma, una sorta di autolesionismo. E qua lui comunque vi ha nascosto che è impegnato perché con voi vuole creare qualcosa di nuovo. Cioè, l'imperatrice vi vede come una donna molto bella, completa. Quindi lui vi ha nascosto questo perché vuole distruggere il vecchio e vuole creare cose nuove. E per creare queste cose nuove deve distruggere il vecchio. E per distruggere il vecchio, questa persona deve comunque affrontare delle sue situazioni interiori, che devono essere un po' anche autopunitive. Ok? Quindi questo è il motivo per cui vi ha nascosto che è impegnato. Ora, magari voi dite: io no, no, questo non è impegnato. Potrebbe essere magari che non è impegnato, ma che non si voleva impegnare con voi. Magari il suo non impegnarsi potrebbe essere, diciamo, relativo al fatto che non aveva intenzione di impegnarsi con voi, voleva mantenere la sua libertà. Allora, alla carta "Nessuno mi resiste, neanche tu", viene proprio il cavaliere di denari, scusatemi, il re di denari, anzi no, è la regina di denari, perché vedete, da così non la capivo, invece dal dritto si vedono i capelli. Allora, questa è la regina di denari. Allora, "Nessuno mi resiste, neanche tu", esce la regina di denari. Voi siete una donna abbondante, che nutrite molto, e con l'otto di spade, vedete, voi siete rimaste anche voi imprigionate da questa energia maschile, da questo, diciamo, uomo. Vedete qua come appare un uomo sicuro di sé, affascinante, determinato, di grande fascino, che comunque sa come conquistare e consolidare. Per cui voi purtroppo, diciamo purtroppo per fortuna, non avete resistito a questa persona, anche se avete comunque state soffrendo dei conflitti. Quindi alla domanda "vale la pena di aspettare?", io direi di sì. Perché comunque questa persona vuole creare con voi delle cose nuove, vuole consolidare questa conquista, voi gli date nutrimento, siete una donna completa.
Andiamo a vedere adesso, ma poi alla fine ci fidanzeremo un giorno, ci fidanzeremo, cioè voi vi fidanzerete con questa persona un giorno. Vediamo qua, cadono tutti i miei piedi. Prendiamo una carta per questa. C'è l'armonia, casa e famiglia. E a fondo mazzo, resistenza. Allora, vedete, questa persona con voi vuole creare una famiglia. È pur vero che in passato, fondo mazzo 5 di denari è uno che spesso si è allontanato da relazioni che poi sono diventate molto, diciamo, come dire, quando vengono, si sente troppo legati, allora si lascia al freddo una persona per non legarsi. Però con voi sente un qualcosa di diverso. Abbiamo qua l'armonia, la casa, la famiglia, cioè con voi si sente a casa, si sente di voler consolidare. Siete una donna che gli date proprio questa sensazione. Vediamo un po', scusami se ti ho mentito, vediamo se si vorrà fidanzare con voi. Abbiamo la temperanza, quindi la guarigione, qua l'ego si mette da parte, c'è un movimento verso gli opposti. Al fondo mazzo abbiamo sempre l'otto di spade, quindi questa persona vi ha dovuto mentire suo malgrado, perché? Perché era legato da qualcosa. Adesso anche l'impegnato potrebbe essere un ex con dei figli, oppure impegnato con una famiglia d'origine, insomma, poi sapete, dovete sempre estrapolare. Qua dice: vuoi sempre avere ragione. Vediamo perché sul fidanzamento lui dice ciò. Perché vedete, con voi deve fare una sorta di trattativa. Qua abbiamo la carta del 7 di bastoni. Con voi deve sempre lottare molto, perché voi vi siete probabilmente allontanate col 5 di denari. Siete resistenti, non siete passive come lui, e forse proprio per questo che si è magari innamorato, perché comunque non avete mai accettato di buon grado queste situazioni ambigue. Andiamo a vedere adesso, sempre andare, stiamo aprendo sulla domanda se poi alla fine vi fidanzerete con questa persona. Vediamo, siamo troppo diversi. Esce qui la carta dell'imperatore, però vedete questa carta, vedete l'imperatore vi dà le spalle, così è al dritto, così vi dà le spalle. Quando dice siamo e poi abbiamo la torre, quando viene fuori l'imperatore, vedete tutto procede come deve procedere, ci sarà una buona comprensione, una profonda pace, perché qua sicuramente vedete cause remote. Qualcosa di nascosto, si è lasciato andare qualcosa per avere un cambiamento. Quindi qua io vedo in questa situazione come se c'è stata una chiusura, una rottura, magari voi vi siete allontanate perché stufe di questa situazione, e questa rottura e questo, diciamo, allontanamento improvviso, forte, ha fatto capire a questo imperatore di comprendervi. Quindi diciamo che siete diversi, sì, però questa diversità vi ha comunque unito, perché qua c'è proprio una sorta di... questa persona vuole procedere con pace verso di voi, eh? Vediamo un po' alla domanda, qui alla carta, molto presto ti chiamo. Ricordo sempre, stiamo rispondendo alla fila, con questa persona ci fidanzeremo un giorno. Andiamo. E qua ragazze, che vi devo dire? Asso di coppe. No, vabbè, ragazze, io non lo so veramente. Assolutamente sì. Qua vi fidanzerete un giorno, perché questa persona molto presto vi chiamerà. Qua c'è amore e chiarezza. E qui abbiamo anche una bellissima papessa. Vedete, abbiamo la papessa a fondo mazzo. Vedete, però è di spalle al dritto. È così. È di spalle. Questa carta ci dice che i desideri, le paure che abbiamo sono state rimosse con una coscienza vigile. Quindi qua voi comunque le vostre paure, le vostre incertezze le rimuoverete, perché siete una donna assolutamente intuitiva. E poi, che dirvi, qua c'è sicuramente questo asso di coppe che ci parla di un amore, di chiarezza, di una grande potenzialità. Quindi questa persona vi chiamerà presto, molto presto vi chiamerà. E qua il fidanzamento ci sarà, quindi allora vale la pena di aspettare questa persona? Assolutamente sì, perché questa persona ha qualcosa da dover mettere a posto prima di venire da voi.
Vi ha nascosto che è impegnato, adesso l'impegno può avere una moglie, una compagna, un'ex moglie, un'ex compagna, dei figli, un impegno, una madre, dei genitori malati, non lo so, impegno lavorativo, ha qualcosa che lo sacca da voi, perché poi sapete, ti ho nascosto che sono impegnato, possono essere tante cose. Non mi viene fuori un... Sì, diciamo c'è la papessa con l'imperatrice, potrebbe essere per tanti, per la maggioranza che è proprio impegnato. Ma in ogni caso vale la pena di aspettare perché qua c'è un nutrimento, c'è una voglia di consolidare questa conquista in un amore più forte. E infatti abbiamo il 10 di coppe, abbiamo la temperanza, abbiamo la carta delle trattative, l'imperatore che è sottomesso a questo sentimento. Infine, asso di coppe e anche la papessa che ci parla proprio di avere questo desiderio. Insomma, abbiamo rimosso le nostre paure e ci lasciamo andare. Quindi, se vi fidanzerete un giorno, assolutamente sì. Quindi vale la pena di aspettare e vi fidanzerete un giorno. Ovviamente, dopo che questa persona avrà risolto queste problematiche. Ragazze, io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se ci sono dei riscontri. Poi vi invito a mettere un like per interagire positivamente alla stesa. Vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per sostenere e aiutarmi a far crescere il canale. Vi mando un abbraccio di luce e vi do appuntamento a tutti gli altri miei interattivi. Ciao a tutti!